Io sono solo un amichevole Spider-Man di quartiere. Ma per favore, sei stato nello spazio. Allora, mentre all'età di 4-5 anni altri bambini stavano davanti alla TV a vedere i loro cartoni animati preferiti, invece tu già avevi iniziato a stare dall'altra parte, al doppiaggio. Sì, diciamo che sì, è stata una cosa particolare, un po' un caso. È successo tutto un po' per caso. Ho cominciato a seguire un po' le orme di mio fratello, che anche lui è un bravo doppiatore, Gabriele Patriarca. E ho seguito le sue orme, nel senso che quando ero piccolo seguivo un po' i suoi turni di doppiaggio. Anche lui ha cominciato da bambino, un po' per varie vicissitudini, sempre un po' per caso. E quindi piano piano mi hanno iniziato a chiamare per fare piccolissimi ruoli, perché ero molto piccolo, ma servivano dei bambini piccoli per fare delle cose. E da lì è partito tutto. Hanno visto che magari ero un po' portato, mi piaceva, ero spigliato, mi divertivo. E magari c'erano anche tanti altri bambini che invece lì davanti al leggio, davanti al microfono, si intimidivano, che invece ero molto spigliato fin da bambino. Quindi forse per quello hanno continuato a chiamarmi, fino a fare La ricerca di Nemo. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Tante altre cose, Coda fratello orso. Ho cominciato, mettila, il mio viaggio. Il mondo, ah, no, è ti piantala. Cosa? Vuoi smetterla di cantare? Tanti altri cartoni Disney Channel, tantissimo. Anna Montana, facevo Rico. Oh, questo è ancora da vedere, perché io rivoglio la mia mattina di Natale. È mia anche questa. Ok. Varie serie televisive, film, fino ad arrivare ai giorni, insomma, alla contemporaneità, in cui sto doppiando il nuovo Spider-Man, quello di, insomma, interpretato da Tom Holland. Ed è una bellissima cosa, perché comunque l'ho doppiato già in Capitan America Civil War. Va bene, ho perso la pazienza. Bimbo Ragno! Come va? Avengers Infinity War, Spider-Man Homecoming. Beh, io preferisco stare con i piedi per terra per un po'. Sarò l'amichevole Spider-Man di quartiere. Qualcuno deve badare alla gente comune. E adesso ci sarà Spider-Man Far From Home. Quindi una bella storia. Insomma, per me doppiare un supereroe è una cosa fighissima, perché comunque sono un ragazzo. Da piccolo mi travestivo da Spider-Man a carnevale. Quindi è quasi un sogno, no, per me. È una cosa che non mi sarei mai aspettato. Invece è successo, e spero di continuare a fare sempre personaggi sempre più importanti, insomma. A proposito della ricerca di Nemo, che dopo è diventato un film di gran successo, quando hai doppiato il film non sapevi che dopo aveva fatto tutto questo gran successo? Sì, no, non me lo sarei mai aspettato, ma come la maggior parte delle volte, insomma, noi andiamo a doppiare delle cose che non sappiamo se poi avranno un grande successo o no. Diciamo, a volte si intuisce. Però molte volte pensiamo di doppiare dei colossal, no? E poi invece si rivelano dei flop al cinema. Oppure invece delle volte non daremmo una lira a un personaggio che stiamo doppiando, poi andiamo a vedere che al cinema ha fatto l'incasso maggiore, cioè, della settimana. Quindi uno dice, no, ma com'è possibile? Spesso ci scordiamo anche quello che doppiamo, perché magari i film escono dopo mesi. A volte ridoppiamo e escono dopo 2 settimane, a volte ridoppiamo e escono dopo 6 mesi. Sono tempi un po' che variano, quindi molte volte non ci rendiamo conto. Nel caso di Nemo ero talmente piccolo che non mi sarei mai reso conto del successo che aveva fatto, e me ne sono reso conto nel corso degli anni, crescendo, che è stato un cartone sempre più amato ed è amato tuttora, no? Perché ancora oggi i genitori ai bimbi piccoli di 3-4 anni fanno vedere Alla ricerca di Nemo, anche se sono passati tanti anni, perché è uscito nel 2003, quindi sono... facciamo i conti, 16 anni. Qual è il personaggio che hai doppiato che preferisci, e quale personaggio ti piacerebbe doppiare? Bella domanda. Allora, il personaggio che ho doppiato che preferisco, ce ne sono tanti. Sono affezionato appunto a Spider-Man, sicuramente. Poi Coda fratello orso è un altro che mi è piaciuto tanto fare. Mi è piaciuto tanto doppiare uno dei protagonisti di un film che è uscito l'altro anno, che è stato anche candidato agli Oscar, che è Chiamami col tuo nome.
È un film molto bello, un film d'autore molto particolare, in cui ho doppiato un attore molto bravo che ha la mia età, che si chiama Timothée Chalamet. È un attore bravissimo e spero continui, insomma, a fare grandi successi e spero di continuare a doppiarlo, ovviamente. E poi, non so, ci sono altri personaggi a cui sono affezionato, tipo Sam di Atypical, che è una serie che va su Netflix, oppure anche, non so, altre serie. Beh, Rico di Anna Montana è famoso ormai. Tra l'altro l'attore di Rico di Anna Montana l'ho doppiato in un altro film che uscirà tra poco tempo, che si chiama A un metro da te. È un film molto bello in cui doppio proprio quell'attore che doppiavo quando ero più piccolo, quindi dopo tanti anni sono ritornato a doppiarlo, quindi è una bella cosa. Non dirmi che l'unica volta che ti interessa un ragazzo ha anche lui la fibrosi cistica.